Ilio sta arrivando. Ringrazio ancora gli ospiti che sono qui e che onorano questa città. Grazie mille e buonasera. Allora, io, Silvia Evangelisti, Oliviero Toscani e Elio Fiorucci saremmo i giurati. Io generalmente non giuro, però pare che ho già giurato e quindi vorrei, e manca Gabriele Basilico, il quale è molto malato, e in ogni caso parteciperà anche lui in un altro modo al gioco che io voglio proporvi. Noi siamo persone molto umili, tutte e quattro sconosciute, e vorremmo ognuno di noi presentarci. Allora propongo questo gioco: ognuno di noi ha 5 minuti per dire chi è e che cosa farà da grande. Io, Evangelisti, Fiorucci e Oliviero Toscani. E alla fine, non vorrei dire che è una partita col morto, che è brutto, vedremo le fotografie di Basilico proiettate sullo schermo, perché è giusto che ci sia anche lui come presenza. Allora, io mi chiamo Achille Bonito Oliva, sono nato a Caggiano, in provincia di Salerno, mi sono laureato in legge nel 61 e per questo sono leggendario. Non ho voluto continuare in questa leggenda, mi sono iscritto a lettere, storia e filosofia e ho cominciato come poeta del gruppo 63 e poi sono passato dalla poesia alla prosa facendo il critico d'arte. Mi considero un critico agrario, vengo da una famiglia di borghesia agraria da parte di mia madre, Maria Giuseppina Morone, che discende da Celestino V, Pietro Morone, e mio padre aristocrazia e basta. Per questo ho due cognomi, mi chiamo Bonito Oliva da parte di mio padre. Come critico ho cercato di dare protagonismo e corpo al mio ruolo, non essere servo di scena, figura laterale, per come era la critica fino agli anni 60, catastale e notarile, dandogli corpo, ho anche esibito il mio corpo, producendo dei nudi su frigideri in varie circostanze, l'ultima volta qualche mese fa, e devo dire che mi sono ancora piaciuto. Ho realizzato, c'è poco da applaudire. Credo che un critico si esprima attraverso 3 livelli di scrittura: una saggistica, io ho scritto molti libri, dal territorio magico all'ideologia del traditore, alla transavanguardia, passo allo strabismo, moltissimi libri, e per questo come giurato ho qualche difficoltà avendo scritto un libro sul traditore, però è un libro che è stato tradotto fino anche in Cina, quindi evidentemente il tradimento è qualcosa che va molto di moda. La scrittura saggistica, ma c'è anche quella espositiva, ovvero il critico si esprime attraverso la installazione delle opere degli artisti in uno spazio pubblico che diventano delle parole visive, capaci di sviluppare una comunicazione per un pubblico vasto. Mostre che vanno da Vitalità al Negativo, contemporanea nel parcheggio di Villa Borghese del 73, che è stata una grande mostra interdisciplinare in cui c'era arte, cinema, teatro, musica, fotografia, tutti i linguaggi. Ho partecipato a varie biennali di Parigi, di Dakar, Valencia, San Paolo, eccetera. Ho diretto la biennale del 93, in cui ho dato una sala personale ad Oliviero Toscani, ma nessuno se n'è accorto. Non è vero. Continuo con questo lavoro di critico nomade, se vogliamo. Ho sviluppato delle teorie, una molto conosciuta che è quella della transavanguardia, dove ho radunato
una famiglia di artisti che non sono parenti tra loro, 5 artisti, Chia, Cucchi, Clemente, Paladino e De Maria, e ho seguito anche tanti altri artisti internazionali. Ho una rubrica sul giornale dell'arte e collaboro a Repubblica. Grazie. Parlare dopo Achille Bonitoliva non è semplice. Mi chiamo Silvia Evangelisti, sono nata a Bologna, si sentirà dall'accento. Ho studiato, io sono molto più lineare, mi sono laureata in lettere, ho preso la specializzazione in storia dell'arte medievale, poi ho fatto il dottorato di ricerca in contemporanea e insegno all'Accademia di Belle Arti di Bologna, insegno anche all'Università di Bologna e ho fatto il critico, lo storico, il critico del Novecento, ho scritto saggi, libri, ho curato mostre per lo più storiche, non mi ero mai occupata del contemporaneissimo in termini professionali, l'avevo sempre fatto per passione mia, ma i miei lavori professionali erano sempre stati sul dal simbolismo e quindi D'Annunzio, le arti, me ne ero occupata tanto e fino insomma alle avanguardie, fino alla fine degli anni 30, diciamo, fino alla Seconda Guerra Mondiale. E poi un giorno, per così le avventure che capitano nella vita, mi sono ritrovata, io collaboravo all'ufficio stampa, facevo un lavoro un po' molto dietro le quinte di una fiera che si tiene a Bologna, che si chiama Arte Fiera, che è stata la seconda fiera nata al mondo, ma è sempre stata la fiera più importante d'Italia. Io collaboravo da molti anni, avevo cominciato anche a fare la stendista per guadagnare qualche lira, quando si è studente si cerca di arrotondare come si può, e insomma 10 anni fa mi sono ritrovata direttore di questa fiera per la casualità. Il presidente, portavo in visita alla fiera sempre ogni anno il presidente della Bologna, di Bologna Fiere, e i suoi ospiti. Un giorno questo presidente, che si chiama Luca Cordero di Montezemolo, e non è più presidente, lo era allora, mi chiese se facevamo un grande gioco di... Io diventavo direttore di questa fiera e si cercava di rilanciarla, di ridarle un'immagine più fresca, più contemporanea. È cominciata un'avventura di 10 anni che è terminata nel gennaio, quindi è una cosa freschissima. E la ragione per cui sono stata veramente contenta che Maria Antonietta Fiumiani mi abbia invitato a far parte di questa giuria è perché da sempre è stato un mio grande piacere cercare di comunicare quanto è affascinante, quanto è che bene è l'arte contemporanea, come sia un bene che è davanti a tutti, l'arte in generale, contemporanea perché dopo negli ultimi 10 anni mi sono occupata sempre di quella, ma come sia un bene come migliori la qualità della vita di chiunque, competente, professionista dell'arte o invece semplice osservatore. Quindi l'idea che ci fosse un progetto così fresco, che coinvolgesse gli studenti, ma non al solito modo di dover... Cioè, facendogli fare delle opere, facendogli sperimentare, lo diceva prima Achille, senza insegnargli la tecnica, ma con i loro occhi, con la loro visione della città in cui vivono, dei luoghi in cui si muovono tutti i giorni, guardarli improvvisamente con un'intenzione diversa, nuova, perché bisognava fermare queste immagini per consegnarle a qualcuno che non si conosce e Achille ci presenta. Quindi da sempre questa è stata una passione mia, continua a esserla, non per niente insegno da tutte queste parti, e trovo che sia stata un'esperienza molto bella, e credo che le parole dell'assessore siano confortanti, perché non sempre raramente le istituzioni colgono invece la vitalità che questi eventi hanno. Mi auguro che il progetto di cui ho sentito parlare nel video da Achille Bonitoliva, cioè l'idea di fare una scuola superiore di fotografia, che in Italia praticamente non credo che esista, non mi risulta,
possa essere un bel progetto per rilanciare questo territorio, per rilanciarlo, per farlo vivere meglio, farlo vivere ancora di più, perché tutto è da rilanciare, noi dovremmo rilanciare l'Italia non so dove, ma comunque, già che siamo qui, mi sembra un ottimo progetto, per cui vi ringrazio e la mia presentazione è finita. Grazie. Buonasera a tutti, sono un po' imbarazzato ad essere qua a fianco. Scusate, sono Elio Fiorucci. Sono nato a Milano. Dunque, no, ringrazio prima di tutto di avermi invitato a questa giuria. E niente, però mi hanno detto che la cosa più utile in questo momento è che io racconti un pochettino l'esperienza, visto che questo è un concorso tra i giovani, e per dire come ad un certo punto si può raggiungere il piacere della vita attraverso il proprio lavoro solo se si compie, se si fa quello che piace. Io per esempio non posso vantarmi, come si qui possono dire tutti, sono laureato, sono professore, io purtroppo non sono nulla, cioè ho fatto poche scuole, ero 5 fratelli, tutti bravi, io sono tutti vivi ancora, io ero quello peggiore di tutti, cioè quello proprio che non voleva andare a scuola, non amava la scuola, non amava la chiusura della scuola, mi piaceva viaggiare. Allora ad un certo punto ho avuto la fortuna di poter viaggiare e di poter lavorare viaggiando, nel senso che avevo aperto un negozio di vestiti nel 1967, in un momento fortunato del mondo nel quale c'era un cambiamento di costume molto importante, cioè io credo che lì sia avvenuto veramente il grande cambio dei valori, non politico, perché la politica non c'entrava, ma come modo di vivere, come modo di sentire la vita. E al movimento hippie, cioè un movimento che parlava di amore, parlava di cuore, parlava di possibilità, peace and love, insomma, pace e amore, dopo una guerra terribile c'era solo bisogno di questo. Niente, apro un negozio molto grande a Milano e penso subito di non farlo come erano tutti i negozi, penso di farlo fare per esempio a una scultrice, di mettere la musica molto forte che avevo visto a Londra, di mettere una scala... No, tu ti sbagli, noi abbiamo messo le minigonne e una scala a chiocciola che era diventata famosa, eravamo più avanti, una scala a chiocciola che era diventata famosa in tutta Milano perché tutti i ragazzi che andavano a scuola dice che non potevano fare a meno di passare di lì alla sera a vedere cosa succedeva e anche tutti i miei amici che lavoravano, dicevano, dopo l'ufficio il passaggio davanti al negozio più era obbligatorio. Musica ad alto volume, ragazze bellissime perché le sceglievamo tutte come fosse un casting di modelle, minigonne perché in quel momento andavano le minigonne per cui la festa era completa. Comunque questo mi ha permesso di viaggiare, di andare in giro per il mondo, di cercare la musica, di cercare quello che mi piaceva, di cercare cose da bazar, cioè andavo in Messico a comprare i vestiti, andavo a Londra a comprare i vestiti e alla fine ho pensato per esempio di aprire un negozio a New York, avevo avuto un finanziamento dalla Monte Edison perché ero socio della Monte Edison allora e perché avevo fatto un centro design Montefibre che poi vi dovrei spiegare ma ci vogliono troppo tempo. E per concludere, ho aperto questo negozio al centro di New York e fortuna, perché sempre la fortuna ci vuole, passa di lì Andy Warhol e ad un certo punto entra e scrive nel suo diario, ho visto il negozio di Fiorucci, c'è tutto quello che mi piace perché è tutto colorato e tutto di plastica. Poi lui mi invita alla sua factory e a un certo punto, così parlando, lui parlava pochissimo di la verità, perché dire ho parlato con Andy Warhol mi sembra quasi una cosa impossibile. Stava sempre zitto, ascoltava e registrava.
bravo, aveva messo un registratore al centro del tavolo, eravamo 4-5 persone, lui addirittura si è alzato dal tavolo e andava in giro con la macchina fotografica a fotografare la situazione. Combinazione, mi viene in mente di chiedergli, dico, ma come mai mi sembrano così moderni i tuoi quadri? E lui mi ha detto, no, semplicissimo, io uso i colori dei neon di New York e faccio la mitologia della contemporaneità, cioè un pochettino quello che aveva fatto Duchamp forse prima, cioè la mitologia nel dire l'arte non è solamente quello che è, ma è il modo di guardarla. Questa è stata per esempio una cosa che mi ha colpito. Però io invece gli ho risposto, no, io invece stavo meglio a Milano o in campagna dove è nata mia nonna, perché lì ci sono le capre, le mucche, e dico che tra New York e la campagna preferisco la campagna, come battuta. Nel mio inglese scarso, ma poi tradotto bene, e lui ha fatto un sorriso. La cosa che mi ha colpito, 2 mesi dopo mi invita a casa sua, e io pensavo... Pensava, sai già dove vado a finire. Ecco, va, mi invita a casa sua e io non sapevo, lui viveva con Bob Colacello, che era uno degli antiquari più bravi di New York, e casa sua era solo fatta di quadri dell'Ottocento inglese con delle pitture ad olio meravigliose. E in fondo, siccome gli avevo detto che mia zia mi mandava a cercare le capre quando scendevano dall'Alpe e così, a proposito, qui siamo in Abruzzo, abbiamo tutta una mitologia della transumanza. A un certo punto questo stare attraverso vicino agli animali mi ha fatto amare molto la natura, ma comunque arriviamo in fondo a questa grande casa, questa cosa, e c'è un muro con sopra una capra. E lì ho capito l'intelligenza dell'uomo, cioè quell'uomo lì veniva dall'Ucraina, perché i genitori venivano dall'Ucraina, poi è andato in Cecoslovacchia, lui non c'era, i genitori vanno in Cecoslovacchia. Bratislava. Mi aiuti un po' perché io sono... a un certo punto poi lui nasce a New York e incomincia a disegnare scarpe, giusto? Disegna scarpe, dopo aver disegnato scarpe, io gli avevo detto che disegnavo scarpe perché in era un negozio di scarpe, a un certo punto lui prende simpatia per me, mi invita più volte alla Factory e io conosco Keith Haring e conosco Basquiat. Con Basquiat Mary Paul, dopo ho un libro magnifico da regalarti, cioè tutta la storia di Mary Paul, che è questa ragazza che ha scoperto Madonna, e è stata la nostra art director del negozio di New York, e che ad un certo punto mi ha aiutato a conoscere un pochettino il mondo dell'arte di New York. E allora abbiamo chiesto a Basquiat se voleva fare un film. Allora io ho parlato con la Cineriz, che era New York, non mi ricordo più come si chiamava il direttore della Rizzoli di New York, e a un certo punto Alzheimer. Questa è una battuta che mi ha insegnato oggi. Non mi ricordo. Quando dico non mi ricordo, cioè, va bene. Alzheimer. Va bene. Non mi ricordo più come si chiama. Comunque, voglio dire, mi finanziano questo mezzo film, perché lo finanziavo io, metà lo finanziava lui, e facciamo l'unico film girato da Basquiat, girato con Basquiat, che fa Basquiat, lo abbiamo fatto noi, anche se era un cortometraggio, e poi invece un vero film l'ha fatto invece... Schnabel. Allora, per dire, ho avuto queste fortune... poi per esempio avevo detto a Keith Haring di venire a Milano a fare una cosa straordinaria, vuotare tutto il negozio che era grande come questa sala e di dipingerlo tutto come fosse stata un'opera d'arte unica. Ecco, questa è stata una cosa straordinaria, perché ha fatto parlare di me, diciamo, che mi ha portato verso il mondo dell'arte, ha fatto parlare un po' tutto il mondo. Queste sono state le cose che io ho fatto e che hanno dato lustro al nome Fiorucci,
e poi questa ricerca di tutto ciò che era nuovo, tutto ciò che era speciale. Io ho fatto questo negozio, per esempio, a Milano, disegnato da Amalia Del Ponte, che non era un architetto ma una scultrice. Ho fatto fare il negozio di New York a Ettore Zossa, Sandra Branzi e tutto il movimento della Memphis e di alchimia. Per cui mi è sempre piaciuto stare con gli artisti, mi è sempre piaciuto stare con i giovani, e ho sempre capito che se fai una cosa, qualunque essa sia, con passione, e fai il fotografo. Poi sono diventato amico di Oliviero, perché Oliviero faceva le stesse fotografie che piacevano a me, cioè che rompevano con la tradizione, con lo schema, con l'ipocrisia, ma volevano la verità, volevano la ricerca. In quel periodo la ricerca della verità era un lusso, perché se vivevamo in una piramide dove sopra c'era l'aristocrazia, sotto c'era la borghesia e sotto c'era il proletariato. In quegli anni bisogna dire che il movimento, che non era politico, ripeto, ma era solamente una questione culturale, ha rotto tutti questi schemi, e oggi viviamo in una società, se vuoi, più giusta, dove i valori non sono legati alla tua casta, ma sono legati al tuo sapere. Infatti, voglio dire, mi sembra che non ci sia più questa condizione per cui se non sei nobile, se non sei aristocratico, se non sei... Poi se hai valore, se siete bravi, se andate verso quello che vi piace, perché poi non è importante la scuola è importante come principio. Ecco, adesso. Grazie. Sarò breve. Mi chiamo Oliviero Toscani e sono molto più giovane di loro due. Io ho veramente l'età... È di moda adesso. No, però no, non vi rottamo. No, no, non vi rottamo. Io ho veramente l'età dei Beatles e dei Rolling Stones. Non andavo a scuola, al liceo, perché invece di andare a scuola andavo al cinema. A Milano c'erano tre cinematografi che funzionavano dalle 8:30 del mattino. No, non era porno, purtroppo, quella era solamente l'immaginazione mia, tutto doveva diventare. Allora andavo al cinema e devo dire che, pensandoci adesso, è stato fantastico. L'istinto mi diceva: perché vai a scuola a annoiarti, vai a fare qualcosa che ti diverta. Andavo al cinema. A un certo momento, dopo aver falsificato 300 volte la firma di mio padre e mia madre, decisero di guarda Oliviero, forse è meglio che fai qualcosa che vorresti veramente fare. Dice: ma vorrei fare una scuola d'arte. Feci un esame a Zurigo, alla Hochschule für Gestaltung, cioè la derivazione diretta della Bauhaus. La Bauhaus migrò durante il nazismo dalla Germania, metà in Svizzera e metà in Chicago, e frequentai per 5 anni questa scuola d'arte, facendo 6 mesi però nel 1962 scambio di allievi con la Royal College of Art di Londra. Vi dico questo perché nel dicembre del 62 ci fu questo famoso concerto all'Albert Hall di Londra, dove suonavano anche i Beatles, che erano fra tutti gli artisti che erano lì per suonare per la famiglia reale. Forse avete visto questa registrazione, quando John Lennon dice: qui, you down there, rattle your jewelry. Rattle your jewelry, sbattete la vostra gioielleria, ma le jewelry sono anche le palle del papà. Le family jewels sono anche le palle del maschio della famiglia. Molto divertente. Lui disse questa alla famiglia reale: sbattete le vostre gioiellerie. E you up there, noi studenti d'arte, clap your hand. Era il 62, esattamente 50 anni fa, fra un mese. Quindi, come vedete, io sono molto più giovane di loro due. Finita la scuola, no, a scuola lì, fra l'altro, in quel periodo c'era anche una ragazzina che aveva la mia età, forse 2 anni di più, che si chiama Mary Quant, che diede 2 sforbiciate a una gonna e cambiò il mondo. Quindi sono stato anche testimone di questa piccola cosa. Finita la scuola, cominciai a fotografare le espressioni della mia generazione, della nostra generazione, diciamo, lì mi prendo un po' perché loro appartenevano, perché tanti della loro età, non della mia, no, della loro età, sembrano i loro nonni. Questi qui sono ancora 2 ragazzini, anche se
come si chiamava il vecchietto tedesco Alzheimer? E questo qui è uno scugnizzo, sempre lì a... Se voi pensate invece che Mario Monti alla mia età è di Mick Jagger, io dico, ma forse la droga fa bene. Beh, insomma, ho avuto la fortuna di conoscere tanta gente, ho fotografato gente famosissima, da, appunto, dai Beatles, da Rolling Stone, ai grandi attori, a tutto il progetto Fiorucci, per esempio. Fiorucci non ha detto che quando c'era Fiorucci non c'era ancora il Made in Italy, non esisteva il Made in Italy. Fiorucci era l'unica marca mondiale, riconosciuta mondialmente. Lui non ha mai speso 5 lire in pubblicità. È lì dove abbiamo imparato a fare la pubblicità, che non c'è bisogno dei grandi investimenti, perché tutto ha un limite, tutto, denaro, potere, persino la conoscenza, forse anche l'intelligenza, ma la fantasia, l'immaginazione non ha limite. Ecco, Elio ha fondato proprio il suo progetto sull'immaginazione, sulla fantasia, e non ha, senza mai spendere soldi per dire quanto siamo bravi, perché chi fa pubblicità fa questo in realtà. Lui faceva le sue cose e tutti andavano a vedere le sue cose perché erano interessanti. Ecco, allora devo dire che questo per me è stato anche un insegnamento, lavorare nel mondo della ricerca dell'immaginazione, usando la fotografia, perché mio padre faceva il fotografo, sono figlio d'arte. Se mio padre avesse fatto l'architetto, forse avrei fatto l'architetto. Io credo che sia anche giusto che il figlio debba fare il mestiere del padre. Non è una forte personalità. No, perché invece io trovo che non avere il problema di aver scelto il proprio mestiere, scusate, è un grande privilegio. Pensate a quello che decide, farò l'avvocato. Poveretto. Si ritrova a fare l'avvocato. Scusate, chi è avvocato? Non abbia vergogna. Non ci sono avvocati in questa città. Non sono venuti qui magari. Non ci credo. No, è che gli avvocati sono un po' vigliacchi. Non alzano la mano. E poi si ritrova a 45 anni con un mestiere che dice... Infatti gli avvocati sono tutti lì che suonano i violini, i piferi, fanno jazz, hanno sempre degli hobby strani, un po' artistici, per sfogare questa loro voglia d'arte. Vabbè, lui dice di chiudere. Allora no, torniamo invece. Tu di me, io non sono avvocato. Torna a parlare di te. Bene, fotografia. Ho lavorato in tutto il mondo, per tutti i giornali di moda del mondo, tutte le copertine del mondo, ho conosciuto le donne più belle del mondo, ho 6 figli con 3 mogli, ho 11 nipoti e count, e arriveranno degli altri sicuro, perché sono tutti un po' arrappati, perché gli ho insegnato a vivere senza televisione, quindi hanno tempo di fare altre cose. È una famiglia di conigli, insomma. Parlo di me. Va bene. E quindi credo di essere, e lo dico senza vanità, la persona più privilegiata e fortunata che io abbia mai conosciuto. No, ma credo anche tu puoi dirlo di te stesso, e tu non puoi dire il contrario. Io ho preso l'appuntamento con me stesso, ma non sono venuto. Ecco, no, credo che... Veramente vorrei incontrarmi. Ecco. No, ma credo che bisognerebbe... No, bisognerebbe avere questo coraggio di dire questo. Se ognuno di noi dicesse questo, si vorrebbe bene e ci sarebbero molto meno problemi. Bisogna volersi bene, bisogna accettarsi. Allora, mi sono accettato come il magnifico fallimento. Ah!
della Biennale, sì, allora mi racconto, nel 93 mi invita Achille Bonito Oliva e dice ti do uno spazio, una sala alla Biennale. E io dissi, voglio fare la sala della Cappella Toscani, c'è chi ha fatto la Cappella Sistina. Allora c'erano 360 sessi fotografati in primo piano, maschili e femminili. Femminili, beh, ognuno si dà. No, perché ti dico questo, perché tu dici che nessuno si ricorda di questo, invece no. Il giorno dell'inaugurazione della Biennale 93, che era piena questa sala, era una sala grande come questa, con tutti questi uccelli dappertutto, era una voliera che non finiva più. Una signora inglese molto eccentrica entrò con un cappello di paglia, di Panama, entrò nel silenzio di tutti questi che volevano seriamente, guardavano l'arte. Questa signora urlò, l'arto. Questa signora dice, oh my God! Disse così in mezzo alla sala, oh my God! Tutti in silenzio a guardarla. Ce n'è quattro che non conosco. Volevo far vedere in finale un secondo le fotografie di Basilico. Quanto durano? Va bene, no, mandali, io parlo intanto, dai. Gabriele Basilico, che non è presente, ma come dire, ha partecipato anche lui con lui alla giuria. Volevo semplicemente ribadire i concetti centrali di questa iniziativa, che nasce come premio, ma non tanto per essere un evento effimero legato a un mezzo finanche eccessivamente democratico, la fotografia, che oggi è diventato anche, direi, una protesi che sviluppa passività spesso. Si fotografa e poi si vede che cosa si è visto. Non si visita più il luogo, si ritaglia attraverso l'inquadratura una realtà, quindi, e questa realtà diventa come una natura morta, svincolata, decontestualizzata e separata. A parte che a me piace molto il lavoro di Oliviero, proprio perché l'ho convinto che è un artista, in quanto se lui avesse spiegato, invece fa battute che si leggono sul travaso, tipo quella della cosa inglese che si sente in tutte le televisioni, non è vero, ma lui per esempio ha innovato linguisticamente la fotografia pubblicitaria, per chiamarla, per dargli un aggettivo. Perché generalmente la pubblicità che cos'è? È una sorta di proposta onirica di spostare in un altrove l'attenzione attraverso un prodotto che diventa, come dire, quell'elemento che dà benessere, è una promessa di un futuro migliore. Invece lui ha svolto in questo senso un ruolo di ribadimento della realtà, ha creato una sovrapposizione tra l'offerta del prodotto e la realtà dentro cui questo prodotto si sviluppa. Ci sono queste sue foto bellissime in cui nella pubblicità ci sono le donne che piangono un morto per mafia, e poi tutta la campagna appunto a proposito di coesistenza delle differenze per Benetton contro il razzismo, tanto che lì nacque poi la rottura, perché Benetton si fece i conti e capì che non poteva continuare a operare in questa direzione, perché sennò doveva chiudere in America, eccetera. No, dico quindi, giustamente forse non è lui che deve parlare di sé, ed è giusto che io l'abbia detto, così come l'originalità di Fiorucci sta in un paragone che si può fare fra lui e Andy Warhol. Io ho detto sempre che Andy Warhol è il Raffaello della società di massa americana, perché dà classicità al consumismo della società di massa, e Fiorucci ha dato classicità a un costume sociale in trasformazione. L'abbigliamento era proprio, come dire, l'evidenza di un costume, di una liberazione in atto, di processi di confronto, di tensioni, di una vitalità assolutamente irrefrenabile.
E questo lo si poteva capire veramente visitando questo spazio che era una sorta di teatro vissuto, di scambi, di contatti, e che lui riusciva ed è riuscito a formalizzare, a farne una visione. Generalmente io non amo l'identificazione degli artisti con gli stilisti, anche se, voglio dire, c'è stata una forzatura a partire dal futurismo, dai manifesti Marinetti, in quanto Marinetti porta all'estetizzazione del quotidiano in ogni ambito, fino anche un manifesto sulla cucina, ha fatto, sulla donna, sulla radio, sul cibo, su tutto. E quindi anche il 68 a mio avviso c'ha un inconscio futurista, anche se poi per perbenismo si è pensato di consegnarlo al surrealismo attraverso l'immaginazione pouvoir, la frase di Breton. E quindi diciamo che io penso che l'artista è uno che in realtà sviluppa nuove forme attraverso il suo immaginario. Lo stilista non è un artista ma è un artiere, nel senso che recupera anche dall'arte delle forme già consegnate alla storia e li trasferisce in un ambito in cui la parte più struggente è l'effimero. Io trovo che se c'è una cosa commovente della moda è proprio il fatto che passa, e questo è il lato commovente, se vogliamo dire così, il fatto che c'è, tipo, tutti dobbiamo morire. Questo è un po', alla fine, se ci pensate, dietro alla moda c'è questo fatto effimero e struggente che io trovo molto molto moderno e attuale. La fotografia è un mezzo di grande attualità perché veramente, come dicevo, è uno strappo della realtà, è un flash, è un istante congelato in un'immagine. E questo premio è nato da una iniziativa con la Fondazione Aria insieme anche a Parallelo 42, ma non tanto come un evento a sé effimero, ma nel tentativo, è una speranza che noi abbiamo qui di poter aprire una alta, vabbè io sono un basso napoletano, insomma alta scuola di fotografia collegata con l'università, con alcune presenze in transito come le nostre, perché no, noi non è che possiamo promettere stanzialità, però questo primo premio, questa prima edizione mi ha incoraggiato in quanto ho visto che c'è stata una ricerca, forse anche involontaria, di un'identità attraverso la registrazione e la documentazione, direi, di tutte le attività artigianali della regione. Noi pensiamo di ribadire questo premio e direi che l'anno 21 vogliamo fare la seconda edizione, ma poi vogliamo farne un evento biennale, proprio per poterlo ogni volta sistematicamente prepararlo meglio. Ma è interessante se si apre una scuola, perché questa è anche una proposta e la creazione, se possibile, anche di nuove professionalità sul territorio. Il premio si è svolto attraverso una selezione realizzata dalla giuria, che mi ha consegnato, diciamo, un gruppo finalista di circa 40 fotografi, e io ho scelto la migliore fotografia. A me è sembrata di scegliere e di selezionare a colpo sicuro la di Bartolomeo, in quanto mi è sembrato che ci fosse una sorta di sguardo urbano in questa foto di questa regione, e quindi non solo una conferma di attività artigianali e di un genus loci che è sempre rispettabile, ma direi anche di un trapasso, di un trance, di uno spostamento, ecco, di una transumanza antropologica che ci riguarda tutti. Grazie. Adesso io mi alzo e do la parola alla nostra carnefice. Buongiorno.
buonasera a tutti. Io volevo ringraziare, anche se forse è superfluo, cioè qui abbiamo i personaggi della cultura che rappresentano l'Italia nel mondo, insomma grazie mille che siete qui, è meravigliosa questa loro presenza. E noi volevamo offrire ai giovani d'Abruzzo un confronto altissimo, è più alto di così non si poteva, quindi grazie infinite per aver aderito insomma al nostro progetto. Grazie a tutti gli studenti che hanno partecipato e che vorranno partecipare l'anno prossimo, ai docenti di fotografia che si sono prestati per fare questi laboratori nelle scuole, perché è vero quello che diceva Achille dell'esercizio della creatività, però anche imparare un po' la tecnica è importante, quindi grazie a tutti i fotografi che hanno collaborato e insomma speriamo di fare sempre meglio, è stato un bellissimo inizio, grazie ancora a voi autori che avete reso prezioso questo nostro lavoro. Adesso Luca Pompei ci aiuterà per fare questa premiazione, chiameremo di volta in volta i ragazzi che sono stati scelti e i partner che hanno acquistato i lavori, magari non ci saranno tutti né dell'uno né dell'altro, per fare questo scambio tra il lavoro dello studente e il partner che dà questo premio al ragazzo. Chiamiamo anche Flavia Di Bartolomeo che ci racconta come è andato il mese di stage allo studio di Oliviero Toscani e poi brindiamo. Allora Luca, se... sì. Salve, innanzitutto buonasera a tutti. Al centro, va benissimo. Allora, c'è davvero poco da aggiungere, perché non è scontato trovare imprenditori, io li definisco lungimiranti, perché quegli imprenditori che hanno sensibilità per l'arte hanno la vista lunga, sono lungimiranti. E poi c'è questa cosa bellissima che mi piace molto dell'educazione al bello. E la bellezza è una delle esigenze primarie di noi uomini, per cui educarci al bello è sempre importante. Io auguro veramente che il progetto di questa scuola superiore della fotografia abbia davvero buon fine, perché Pescara, la città di Pescara, ne ha bisogno. Allora, iniziamo, lo ha già detto Maria Antonietta, io vorrei invitare Flavia Di Bartolomeo, 18 anni, originaria dell'Aquila, ma ormai da 3 anni a Pescara, che ha avuto questo grande riconoscimento. Innanzitutto siamo qui tutti curiosi di sapere come è andato questo mese con il maestro Oliviero Toscani. Grazie, allora... grazie ancora a tutti voi, vi ricordo i lavori di questi ragazzi, sono lavori veramente splendidi, li potete ammirare alla mostra nel piano qui sopra, quindi davvero buona visione a tutti e grazie a tutti e a presto. Sì, grazie Maria Antonietta, c'era da aggiungere qualcos'altro? Domani all'Università di Pescara alle 10.30 ci saranno Mario Botta e Anna Mattirolo che fanno parte sempre della giuria e ci sarà un incontro diretto con loro, quindi siete tutti invitati. Oliviero Toscani, per il premio Territorio Abruzzo lei ha aperto le porte del suo studio alla vincitrice, dimostrando fiducia nei confronti del premio ma soprattutto nei confronti dei giovani. Cosa pensa dei ragazzi di oggi? In generale, così. Ce n'è tutti i tipi, sono gli esseri umani, ci sono degli imbecilli estremi e dei geni estremi, come è sempre stato. Non è che i giovani siano diversi, quando uno è stupido da bambino sarà stupido da grande, non è che da giovane sarà meglio, ce n'è di tutti i tipi. Con Razza Umana, che noi abbiamo avuto modo di osservare qui a Pescara, lei ha veramente studiato le facce degli italiani e non solo. Come mai il corpo umano è sempre stato così centrale nella sua attività artistica? Beh, a me non interessano i paesaggi, la natura. La natura non è arte, la natura è natura. L'unico che produce l'arte è l'essere umano
è lui stesso un'opera d'arte. Questa ricerca dell'essere umano, della perfezione, perché essendo l'essere umano l'unica creazione non perfetta del creato, niente, è una scimmia, una vipera, una pianta, un ulivo, sono perfetti, l'essere umano non lo è, però ha la capacità di creare, di fare arte per riempire quello spazio che manca alla perfezione. E quindi mi interessa l'essere umano per questa ragione. Come si sviluppa secondo lei la creatività? La creatività non si sviluppa. La creatività è semplicemente la conseguenza di un lavoro fatto in modo unico e speciale. Non è che ci sia un creativo, ma che palle, quello di dire solamente un cretino può dire sono un creativo. Vieni avanti, creativo. No, ma mi fa ridere questa storia della creatività. La creatività è una conseguenza, è una valutazione di qualcosa, di un oggetto, di qualcosa che è stato fatto in modo nuovo, in modo creativo. Lei è sempre stato definito un provocatore, ma si riconosce in questa definizione? Ma non è un insulto, scusate. Provocare è un complimento. Provocatore vuol dire qualcuno che provoca interesse, provoca discussione, provoca riflessione, provoca la rimessa in discussione di tutto quello che si pensa sia normale. Secondo me non c'è niente di normale, quindi provocare la rimessa in discussione di qualsiasi cosa è molto utile. Il Premio Territorio Abruzzo, lei e gli altri giurati avete scelto 30 foto che hanno un po' delineato un Abruzzo degli antichi mestieri. Allora, su cosa dovrebbe puntare secondo lei un territorio come l'Abruzzo per la sua promozione? Sì, però mi domanda, la promozione di cose, del marketing, per avere turisti, per far cosa? Per rovinarlo ancora di più di quanto è già rovinato? Già vedo delle architetture qui che fanno schifo, fatte da geometri con tessera di partito, color pistacchio, color aragosta, color pesca, delle cose con i serramenti color alluminio anodizzato d'oro, ma è tremendo. Quindi attenzione, la valorizzazione del territorio non si fa promuovendo l'imbecillità umana moderna, ma forse facendo qualcosa d'altro. Ultimissima domanda, il suo messaggio ai giovani. Questo messaggio ai giovani. Messaggio ai giovani, devono avere il coraggio di non conformarsi, di seguire meno le mode, di essere più loro stessi, di non aver paura, di avere il coraggio di volersi bene e di rispettare la loro unicità.